Luglio 1994. Al di là del satellite Europa, la tranquillità di Giove sta per essere turbata. Il pianeta gigante è sotto attacco. Uno dopo l'altro, i frammenti di una cometa colpiscono Giove a oltre 60 km al secondo. Gli scienziati contemplano meravigliati il pianeta gigante. Per la prima volta essi avevano previsto in anticipo una catastrofe cosmica. Per Giove, 1300 volte più grande della Terra, quegli impatti furono solo piccole punture. Ma se uno dei frammenti più grandi avesse raggiunto la Terra, sarebbe stata una catastrofe. Immaginiamo una roccia proveniente dallo spazio con un diametro di 5 km che cada nel Golfo del Messico. 65 milioni di anni fa, un missile di dimensioni quasi doppie potrebbe aver colpito la Terra. È una teoria, ma molti scienziati credono che devastò il nostro pianeta e che concluse per sempre il regno dei dinosauri. Persino ai nostri giorni, di notte nel cielo, risplendono piccoli resti di materia proveniente dallo spazio cosmico. Ma se un frammento non più grande di un quartiere colpisse la Terra, la sua esplosione sarebbe equivalente a quella di molte bombe atomiche. Questo sarebbe l'esito nel nord-est degli Stati Uniti, una grande area desolata che si estende da Boston a Washington. Questo cratere è reale. Si è formato nell'interno dell'Australia 200.000 anni fa. Da un bordo all'altro misura quasi un chilometro. Lo ha prodotto una roccia poco più grande di una casa caduta dal cielo. Crateri simili abbondano sul nostro pianeta, ma con il passare del tempo molti sono diventati irriconoscibili. Le loro caratteristiche sono state cancellate dalla vegetazione e dall'erosione, o sono stati sommersi dagli oceani. La calma apparente del cielo nasconde avvenimenti realmente catastrofici. Nel cosmo si verificano molti fenomeni violenti, enormi eruzioni di energia che rendono insignificante qualsiasi catastrofe terrestre. La nostra galassia ospita centinaia di miliardi di stelle. Alcune, come il nostro Sole, trascorrono una vita solitaria. Altre invece si raggruppano e quando avviene una di queste unioni può verificarsi una catastrofe. Come nei matrimoni ben riusciti, la maggioranza delle stelle doppie non ha problemi. Ma se una di esse è una nana bianca, possono esplodere i fuochi d'artificio. Questa immagine del telescopio spaziale Hubble ha catturato proprio quel tipo di evento. È un caso di cannibalismo stellare. La responsabile è una nana bianca molto densa. Essa ha strappato così tanta materia dalla stella più grande che l'accompagnava, che alla fine è esplosa. Hubble ha fotografato le conseguenze di un'esplosione simile nel 1992, grazie al suo infallibile occhio aiutato dall'assenza di atmosfera. Eccolo, un anello di resti stellari scagliati nello spazio. Gli astronomi chiamano questo fenomeno nova. Molte stelle nane e giganti si trasformano periodicamente in nove, continuamente. Ogni volta la materia si accumula attorno alla stella nana fino a produrre la catastrofe, una nuova detonazione della nova. Nella nostra galassia i resti di tali esplosioni abbondano. Resti di stelle vecchie, disseminati per anni luce nello spazio.
Nel 1987, sulla cima delle Ande del Cile, una squadra di astronomi fu testimone di un'esplosione ancora più violenta. Dai cieli australi erano in grado di vedere due famose ma tenui macchie, le Nubi di Magellano. Sono due galassie vicine, satelliti della nostra Via Lattea. Fu nella grande nube, posta a una distanza di 170.000 anni luce da noi, che apparve qualcosa di intensamente luminoso. Una stella, fino ad allora molto debole, si trasformò improvvisamente in una delle più brillanti di tutto il cielo. Eccola lì, in basso a destra. Per la prima volta dall'invenzione del telescopio, gli astronomi avevano trovato una supernova vicina. Dal Sud America l'evento venne comunicato all'Osservatorio Anglo-Australiano del Nuovo Galles del Sud. Qui gli scienziati si trovavano in uno dei punti più favorevoli sulla Terra. E questo è ciò che videro. Una stella gigante azzurra era esplosa come una gigantesca lampadina cosmica. Qualche mese dopo l'esplosione, gli australiani presero questa straordinaria immagine. Anelli concentrici, gusci di luce che si allontanavano a grande velocità attraverso la galassia. Gli anelli illuminarono la materia interstellare creando un effetto tridimensionale. E proiettata in modo accelerato, questa fu l'esplosione della supernova. In questa immagine presa dal telescopio Hubble, la polvere dell'esplosione appare in rosso. L'anello giallo è materia espulsa prima dell'esplosione. Cosa provoca una supernova? Durante la maggior parte della sua vita, una stella gigante trasforma l'idrogeno in elio grazie a reazioni di fusione nucleare, e poi l'elio in carbonio, e così via in una catena che produce elementi sempre più pesanti. Alla fine, quando si arriva al ferro, le reazioni nucleari si fermano, la gravità prevale e il nucleo collassa. La superstella esplode. Dopo che ha espulso i propri strati esterni, la stella originaria spesso lascia dietro di sé residuo. Si tratta di una minuscola stella di neutroni, una pulsar, tanto densa che un solo cucchiaio della sua materia pesa 1 milione di tonnellate. Girando molte volte al secondo su se stessa, emette energia come un faro celeste. Ma una stella molto più grande farebbe un ulteriore passo. Collasserebbe fino a formare qualcosa di ancora più catastrofico, un buco nero. Siamo in grado di individuare una stella destinata a trasformarsi in una supernova? Ecco una buona candidata. Gli astronomi la chiamano Eta Carinae. Questo primo piano preso dal telescopio anglo-australiano suggerisce una catastrofe imminente. E questa immagine dal telescopio Hubble lo conferma. Le nubi a onde che precedono un'esplosione di una supernova. Se esplodesse, Eta Carinae potrebbe arrivare a brillare nel nostro cielo come la luna piena. Fortunatamente si trova a 4.000 anni luce di distanza, quindi non ci farà alcun male. Ma chissà quali catastrofi sono avvenute nelle nostre vicinanze quando in passato altre stelle vecchie si trasformarono in supernove. Su scala cosmica, una supernova è una catastrofe locale di tipo minore. Nel cuore di alcune galassie, forse persino nella nostra, troviamo catastrofi su scala molto maggiore. Per milioni di anni, enormi buchi neri hanno distrutto e divorato migliaia di stelle. Altrove, galassie intere si scontrano e si strappano materia.
Ma la catastrofe definitiva si verificherà forse tra miliardi di anni. Alcuni astronomi credono che prima o poi il nostro universo in continua espansione esaurirà la spinta, si fermerà e poi inizierà a contrarsi, dall'esplosione del Big Bang all'implosione del Big Crunch. Alcune catastrofi ci hanno sfiorato. La Luna, la nostra piccola e sterile compagna, probabilmente nacque come conseguenza di una catastrofe, di una collisione cosmica. In questa simulazione fatta al computer, un oggetto del volume di Marte colpisce la Terra. Nella confusione che segue, si condensa la Luna, che si forma a partire dalla materia espulsa nello spazio dopo l'impatto. Nel corso dei 4 miliardi di anni seguenti, prenderà poco a poco l'aspetto con cui la conosciamo oggi. Una rappresentazione artistica di quella collisione fatale. In quel periodo tutto il sistema solare era sotto un intenso bombardamento, gli eventi catastrofici erano la norma. La Luna non fece eccezione, gli impatti modellarono la sua superficie ancora bollente. Anche dopo che si fu raffreddata, la nuova crosta fu costantemente colpita. Colpo dopo colpo, questi frammenti vaganti di materia cosmica crearono crateri giganteschi. In seguito i crateri furono riempiti dalla lava che fuoriuscì dall'interno. Con il passare del tempo la lava si solidificò, formando le ampie pianure scure che vediamo oggi, i cosiddetti mari della Luna. La nostra Luna ha due facce. Questa, sempre nascosta, è ricoperta da crateri e mostra alcuni altipiani brillanti. Quest'altra è la faccia che vediamo sempre dalla Terra. Anch'essa ha molti crateri, ma anche grandi pianure scure. In primo piano, ecco le impronte delle innumerevoli catastrofi che hanno modellato la nostra Luna. Non soggetta all'erosione del vento e dell'acqua, la superficie lunare è come un preciso registro di un passato lungo e violento. Questo è Ganimede, un satellite di Giove, un'altra superficie antica e ferita dagli impatti. Ma questa è geologicamente giovane, la liscia superficie di Tritone, una luna di Nettuno. E qui vi è il segno di un'unica grande catastrofe, un enorme cratere da impatto su Mimas, una luna ghiacciata di Saturno. Se il proiettile fosse stato poco più grande, Mimas non esisterebbe più. Una catastrofe. Alcuni astronomi pensano che anche su Urano si sia verificato un evento di questo tipo, una violenta collisione che ha inclinato l'asse di rotazione del pianeta di oltre 90 gradi. Un'idea semplice, che forse spiega perché Urano orbiti attorno al Sole girando sull'equatore, come se rotolasse, e quegli anelli potrebbero essere le ceneri di antichi satelliti? La luce zodiacale, polvere interplanetaria illuminata dal Sole, è visibile a volte dai tropici. Questa polvere è lasciata dietro di sé dalle comete lungo il proprio percorso. E quando il nostro pianeta interseca l'orbita di una cometa, la polvere entra in collisione con la Terra. Questi piccoli granelli bruciano nella parte superiore della nostra atmosfera e ci appaiono come stelle cadenti.
Ma non tutti gli oggetti sulla nostra traiettoria sono piccoli. Informazioni recentemente rese note hanno rivelato statistiche preoccupanti. In media, la nostra atmosfera è colpita una volta al mese da un oggetto ghiacciato con un diametro dell'ordine dei 10 metri proveniente dallo spazio. Queste informazioni erano segrete perché gli impatti erano molto simili a esplosioni atomiche nell'alta atmosfera. In realtà, lo spazio vicino alla Terra è pieno di materia. Rispetto a quello che credevano gli scienziati, ci sono molti più frammenti di asteroidi e di comete nelle nostre vicinanze. Quelli sufficientemente grandi potrebbero arrivare a colpire la superficie terrestre. Una catastrofe, e non per la prima volta. Il cratere di Wolf Creek, in Australia, quasi un chilometro di diametro, fu causato da un meteorite poco più grande di una casa. Si possono ancora trovare frammenti del proiettile originale. Accadde decine di migliaia di anni prima che piedi umani calpestassero questa terra, molto prima che gli aborigeni potessero contemplare questo enigma geologico. Conservato dal caldo secco dell'interno australiano, Wolf Creek parla dell'energia presente nell'universo. L'impronta rimane una catastrofe avvenuta 200.000 anni fa. Arizona, Stati Uniti. Nel deserto troviamo un altro segno. Questo è il Meteor Crater, leggermente più grande di quello di Wolf Creek, ma di appena 50.000 anni fa. L'aridità del clima ha conservato il cratere quasi come se si trovasse sulla Luna. Ma immaginiamo che un proiettile proveniente dallo spazio finisca su una città odierna invece che in un deserto disabitato. Non si può escludere che possa accadere. Siamo in balia di miriadi di rocce che sfrecciano tra i pianeti. Tutto ciò che possiamo fare è stare in guardia. Osservatorio di Kitt Peak in Arizona. Una squadra di astronomi pattuglia ogni notte i cieli per individuare eventuali minacce al nostro pianeta. Questo è il telescopio Space Watch, la sentinella spaziale. Gli osservatori tracciano la rotta di comete e asteroidi, cioè di tutto ciò che possa dirigersi contro di noi. Questo asteroide, ripreso con un radar, venne considerato una quasi collisione. Anche questo, l'asteroide Tutatis, composto probabilmente da due frammenti, passò vicino a noi. Entrambi transitarono a pochi milioni di chilometri di distanza. Se prendiamo le giuste precauzioni, possiamo cercare di evitare le catastrofi in futuro. Se un oggetto minacciasse la Terra, potremmo considerare la possibilità di intercettarlo. Potremmo attaccare un razzo alla cometa o all'asteroide e deviare la sua traiettoria perché non colpisca la Terra. Luglio 1994. Una grande macchina fotografica a infrarossi si prepara per entrare in azione. Raffreddata ad azoto liquido, deve essere puntata su alcune sorgenti di calore situate a una distanza media nel sistema solare. La macchina fotografica sarà attaccata al potente Keck, il telescopio più grande del mondo. Per il Keck, come per molti altri strumenti posti sia su questa montagna delle Hawaii che nel resto del mondo, l'obiettivo delle osservazioni è Giove. Gli astronomi erano in attesa di una vera e propria sequenza di catastrofi cosmiche, le prime mai viste nella storia dell'astronomia. La cometa Shoemaker-Levy 9 si dirigeva verso il pianeta gigante.
esattamente come calcolato dagli scienziati, circa 20 pezzi di roccia e ghiaccio affondarono nel pianeta gigante. Erano grandi come montagne. L'enorme gravità del pianeta aveva catturato anni addietro la cometa e in seguito l'aveva frantumata. Ora Giove stesso pagava le conseguenze della sua azione. In rotta verso Giove, la sonda spaziale Galileo fu l'unico strumento che poté osservare l'evento in modo diretto. In questa sequenza presa dall'astronave, l'ultimo grande frammento stava per colpire. Una palla di fuoco si alza sull'orizzonte di Giove. E attraverso il telescopio Keck un altro impatto. Di nuovo, come una fiammata, un pennacchio alto 1000 chilometri. Questa è un'esplosione di energia pari a vari milioni di megatoni di tritolo. In pochi minuti, il cataclisma fluì verso la superficie. L'onda d'urto era grande come la Terra stessa. Giove portò per mesi le cicatrici, che potevano essere viste persino con piccoli telescopi. Ma Giove recuperò presto. Il pianeta è un'enorme sfera di gas. Assorbì gli impatti come zucchero in un bicchiere di latte. Se il frammento più grande della Shoemaker-Levy avesse colpito la Terra, sarebbe stata la devastazione totale. In realtà una catastrofe simile potrebbe essere già avvenuta nel passato. Con il suo radar ad alta risoluzione, la navetta spaziale ha svelato un intrigante indizio del passato remoto della Terra. Capace di penetrare le nuvole e perfino il suolo, il radar della sonda si è trasformato in uno strumento per astroarcheologia. Ha fornito immagini di una parte di un cratere di 65 milioni di anni fa, quando i dinosauri scomparvero dalla Terra. Il cratere si trova nella punta dell'odierna penisola dello Yucatán, in Messico. Fu qui che, secondo molti scienziati, un asteroide con un diametro di 8 chilometri colpì la Terra. A causa di questo impatto sparirono i dinosauri, insieme alla maggior parte delle altre specie. Questo è ciò che dice la teoria. Se questa catastrofe non fosse avvenuta, forse i dinosauri dominerebbero ancora sul mondo e i mammiferi avrebbero vagabondato allo stadio di toporagni. L'umanità non si sarebbe mai sviluppata. Ciò che fu una catastrofe cosmica per alcuni, fu una benedizione per altri.